tecniche di risonanza magnetica che noi utilizziamo per lo studio dell'encefalo del neonato ci permettono di valutare due aspetti principali. Il primo è legato alla valutazione della struttura dell'encefalo. Esistono delle sequenze di risonanza magnetica che è una tecnica di imaging del tutto non invasiva, quindi che può essere effettuata in completa sicurezza per lo studio del neonato, che quindi non richiede né l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, ma soprattutto non richiede l'utilizzo di una sedazione. Le sequenze strutturali ci permettono di valutare se l'encefalo del neonato è stato danneggiato dall'evento asfittico in occasione, in prossimità della nascita. Queste sequenze ci permettono di valutare quali strutture dell'encefalo sono coinvolte e ci permettono di valutare anche il grado di lesione cerebrale. Questi sono due aspetti sicuramente molto importanti in termini prognostici, perché maggiore il danno e quindi la maggior quantità di tessuto coinvolto, maggiore sarà ovviamente il rischio di avere delle sequele neurologiche durante il follow-up. Queste sequenze generalmente vengono acquisite con delle sequenze con degli scanner ad elevato campo magnetico proprio per ottenere un dettaglio anatomico e una risoluzione anatomica molto elevata. Noi infatti nelle nostre sequenze strutturali riusciamo ad identificare in maniera molto accurata tutte le strutture dell'encefalo e in questo modo poter essere estremamente precisi nella definizione di quale di esse è stata effettivamente danneggiata dall'elemento asfittico. Oltre allo studio strutturale dell'encefalo, abbiamo anche la possibilità di studiare aspetti legati alla funzione. Esistono infatti delle sequenze che ci descrivono prima di tutto l'anatomia delle strutture vascolari, quindi si chiamano sequenze ANGIO-RM, che hanno la peculiarità di descrivere ad altissima risoluzione l'anatomia delle strutture arteriose e venose intracraniche e di poter definire la loro anatomia e soprattutto se alcuni di questi vasi sono stati coinvolti durante l'evento asfittico. Queste sequenze hanno la peculiarità di poter essere effettuate senza l'utilizzo di mezzo di contrasto e questo è un aspetto estremamente vantaggioso perché ci permette di essere del tutto non invasivi per la definizione appunto dell'anatomia vascolare dell'encefalo neonatale. Oltre alle sequenze strutturali, possiamo anche valutare la funzione dell'encefalo neonatale e in particolar modo nell'ambito appunto della patologia dell'asfissia neonatale, possiamo valutare anche le modalità con cui il sangue arterioso arriva all'encefalo. Esistono diverse tecniche per lo studio della perfusione cerebrale che sono state sviluppate e in risonanza magnetica queste tecniche si dividono sostanzialmente in due categorie, quelle che richiedono la somministrazione di mezzo di contrasto del gadolinio e una sequenza che è la più recente e che noi utilizziamo quotidianamente per lo studio dei nostri neonati, la tecnica arteria spill labeling, che è una tecnica che ci permette di capire come il sangue ossigenato arriva al tessuto cerebrale senza l'impiego di gadolinio e di mezzo di contrasto. Questa tecnica è sostanzialmente una tecnica che si basa sulla quantificazione degli spin all'interno del sangue arterioso e ci dice come queste piccole molecole presenti nel sangue arterioso riescano a raggiungere il tessuto cerebrale. Soprattutto ci permette questa tecnica di quantificare il flusso ematico cerebrale nei vari distretti anatomici. Ovviamente l'asfissia in qualche modo altera questi processi perfusivi dell'encefalo e nelle valutazioni che noi riusciamo ad effettuare, diciamo durante la prima settimana dall'evento asfittico, riusciamo anche a quantificare le modalità con cui la perfusione cerebrale è stata alterata durante l'asfissia. La possibilità di quantificare questi dati ci permette di in qualche modo descrivere l'entità del danno in maniera più accurata, quindi la risonanza magnetica diventa più soltanto lo strumento, non è più lo strumento che permette di solo descrivere la sede e l'estensione del danno, ma in qualche modo di quantificare l'estensione, ma anche gli aspetti funzionali che il danno ha indotto nell'encefalo.